gioco a Football Manager da sempre, da quando è uscito il gioco. Ci passo tranquillamente tutti i giorni. È il mio secondo amore. Ci siamo conosciuti in un locale, sono andata a accompagnare una mia amica al bagno, ci siamo incontrati fuori dal bagno e ci siamo messi a ballare Waka Waka. Ci siamo conosciuti normalmente per una settimana circa, abbiamo deciso subito di andare a convivere insieme. Lui rientrava dal lavoro e subito, appena rientrava a casa, si metteva subito al computer. Giocavo la sera perché lei si vedeva i film e io andavo addirittura col portatile e me ne andavo. O me ne andavo sul tavolino, o al bagno, o di fuori, cioè col portatile giocavo ovunque. E lei ha cominciato un po' a insospettirsi. E vedevo che chattava con tutti questi nickname strani, dico, ma chi è questo uomo? Cioè, mi starà a tradire, no? E da lì praticamente ho cominciato a spiegargli che cos'è per me il Football Manager. Buono, buono. Vincere un campionato è una soddisfazione inimmaginabile. Cercare di trasmetterla a lei è stato comunque un impegno, perché lei a primo impatto diceva, beh, stai a giocare. Poi lei ha capito, soprattutto perché mi vede a me contento. Dai, a mezzo, gol! E dai, sì, sì, dai! Davanti c'è sta l'unica punta. Finalmente ha imparato che cosa vuol dire un 4-2-3-1 e soprattutto l'utilizzo del falso 9. Il giorno del matrimonio, beh, è stato tutto perfetto. Alla torta abbiamo deciso di farci realizzare quello che dimostra la realtà. Io che gioco, lei che mi prende per il colletto e mi porta via. Con lo sfondo Football Manager.